Le emorragie cerebrali non traumatiche nel bambino costituiscono una patologia dovuta generalmente a malformazioni vascolari come angiomi e fistole arteriovenose, cavernomi, angiomi venosi, aneurismi della vena di Galeno e più raramente anche ad aneurismi delle arterie intracraniche. L'incidenza media annua di patologia cerebrovascolare nei bambini al di sotto dei 15 anni è stimata in circa 8 casi per 100.000 all'anno, con maggior frequenza per la patologia ischemica. Nelle diverse pubblicazioni presenti in letteratura, circa l'80% delle malformazioni vascolari esordisce con emorragia, meno frequentemente con epilessia o cefalea ricorrente. La patologia, peraltro, può rimanere silente per molto tempo e manifestarsi tardivamente con esordio emorragico e solo in quel momento arrivare a una diagnosi. Nel corso degli anni sono stati fatti interessanti passi avanti nelle tecniche diagnostiche ed interventistiche endovascolari applicabili anche in ambito pediatrico, ovviamente con particolare attenzione alla complessità ed evoluzione delle patologie riscontrabili nel bambino rispetto al paziente adulto. L'emorragia cerebrale è un'emergenza medica e chirurgica che richiede il ricovero immediato in centri di riferimento che siano dotati di neurochirurgia, rianimazione e neuroradiologia pediatriche, con disponibilità di angiografia sia diagnostica che interventistica. La terapia adeguata per il paziente deve essere una decisione collegiale tra specialisti, neurologi, neurochirurghi e neuroradiologi, pediatrici e interventistici. Passaggio obbligato nell'interdiagnostico da eseguirsi nei centri di primo soccorso è l'esame TC, seguito dagli approfondimenti del caso, che possono essere sia l'angio-TC, sia la RM e l'angio-RM. Nei pazienti con emorragia cerebrale, l'indagine necessaria determinante rimane comunque l'angiografia digitale, che si esegue introducendo dall'arteria femorale un piccolo catetere che viene fatto risalire nelle arterie cerebroafferenti fino a raggiungere quelle deputate alla vascolarizzazione della lesione. A questo punto vanno valutate le modalità di trattamento della patologia riscontrata, che potrà essere con materiali embolizzanti quali colle liquide o con spirali in platino. Attualmente sono disponibili una molteplicità di trattamenti avanzati per la cura delle malformazioni vascolari. Le opzioni di scelta sono tra un trattamento di embolizzazione endovascolare, un trattamento chirurgico o una eventuale combinazione dei due, completata poi con radiochirurgia nel caso dei bambini più grandi. La tipologia del trattamento verrà scelta quindi in base alla gravità dell'evento patologico, alle dimensioni della lesione e alla sede dell'emorragia. Ed è inoltre necessario pianificare i tempi di intervento in relazione all'età e alle condizioni generali del bambino. Nel caso dell'aneurisma dell'ampolla di Galeno, la patologia può essere identificata dall'ecografia già in epoca fetale e più precisamente documentata con risonanza magnetica alla 19ª-20ª settimana di gestazione. Tenendo conto che spesso questi soggetti nascono con un certo grado di scompenso cardiocongestizio, il trattamento endovascolare, quanto più precoce, dovrà comunque essere programmato in rapporto alle condizioni generali del bambino, al suo peso, alla specifica tipologia della malformazione valutata all'angiografia, nonché all'evoluzione della sofferenza del cervello. Peraltro, la possibilità della diagnosi precoce intrauterina rende possibile anche una gestione programmata del parto. Si può prevedere infatti di trasferire già la partoriente nel centro dove il neonato potrà essere tempestivamente trattato per la sua patologia. Nell'ambito dell'Associazione Italiana di Neuroradiologia si sono definite negli ultimi anni, oltre alla sezione di RM funzionale, la sezione di angiografia diagnostica e interventistica e la sezione di neuroradiologia pediatrica, nelle quali si ritrovano le competenze specifiche di alto livello necessarie in questo stretto ambito diagnostico e terapeutico. Tra gli scopi delle sezioni vi è peraltro il rafforzamento della rete neuroradiologica, la possibilità di definire i centri di riferimento per macroaree, per le patologie di nostra competenza e l'istituzione di corsi residenziali per allargare le conoscenze in un settore così particolare della diagnostica neuroradiologica.